Bene, allora, dopo aver visto come si entra in Chill Out VR, è interessante che il sito con cui ci si collega sul web per gestire la propria sottoscrizione, in questo caso la mia, sono già entrato, è un po' difficile da trovare, si chiama abinteractive.net e in particolare, quindi per trovarlo io cerco praticamente qualcosa come Chill Out VR Web, ad esempio website, giusto per capirsi, e abbiamo veramente uno dei primi link che troviamo è proprio abinteractive.net, ok? E questo, giusto per capirsi, e ci porta nel hub, quello che abbiamo visto prima. Ora, quando siamo nell'hub bisogna probabilmente anche qui fare il login. Il login è un pochino più interessante, cioè poi veloce vuol dire rispetto a quello che sembra, nel senso che ci sono poche cose da dire. Qui la cosa importantissima per poter produrre del contenuto è avere, intanto abbiamo l'account settings qui, quindi sappiamo praticamente qual è la mia email, qual è la mia password, giustamente non viene mostrata. E la cosa poi importante quando andiamo nella home, quindi andiamo nella dashboard di questo, è l'Access Key Manager che vedremo che serve per i creatori che vogliono poi costruire e avere, fare il login, insomma, da Unity Hub. Nel frattempo qui questa cosa la lasciamo perdere per un momento, ma vediamo la possibilità di andare in alcune altre pagine interessanti. Quindi la pagina official, tra l'altro, ecco, probabilmente questa parte cambierà un po', lo dice già qua, che Hub Rework is in progress, e quindi probabilmente quando poi entrerete vedrete delle cose diverse. Però qui mettiamo, abbiamo la possibilità di vedere gli amici e via discorrendo, che abbiamo la possibilità di vedere, di browsare, cioè di cercare delle cose, quindi i mondi, ad esempio qui possiamo cercare, ad esempio, forest, se ci sono degli utenti che hanno forest, vediamo fur, abbia metaverso, probabilmente non sta funzionando benissimo in questo momento. Ma allora, la cosa importante per me è vedere praticamente quando poi creo i mondi che ho creato, vedete che ne ho costruiti N di questi mondi, 3, sono tutte delle prove che magari posso poi cancellare. I mondi sono un po' come succede in tutti gli altri mondi virtuali, si costruiscono in Unity, con Unity Hub. E oltre ai mondi si possono anche scaricare degli avatar, vedete che qui ho fatto anche qui due esempietti di avatar, e poi ci sono le props che sono degli oggettini che si possono praticamente poi rezzare nei mondi dove si va, quindi possono essere oggettini indossabili tipo cappelli, abbigliamenti, eccetera, oppure altre cose, spade, oggetti che possono essere utili e possono essere interessanti, insomma, per avere un'identità. Quindi diciamo che da questo sito si può poi vedere, ad esempio, le prop, i mondi, quindi si può controllare i mondi, e quindi si può vedere i settings del mondo. Ecco questo. Non sempre funziona. Però, diciamo che per le cose ordinarie, diciamo, questo è tutto. Ora, io direi che la cosa più difficile era appunto entrare in questo sito, speriamo che gli cambieranno nome, e nel prossimo video vi farò vedere come poi usare sempre questo sito per scaricare poi il kit per Unity, e per poter poi attraverso l'Access Key Manager, insomma, riuscire a entrare e fare il login dentro Unity. Credo che questo sia tutto per il sito web.